Newsroom, ultima puntata della settimana, ci ritroveremo naturalmente poi lunedì. Torna accanto a me Cristina Gazzellini. Ciao Cristina, buonasera. Ciao Stefano, buonasera a te e a tutti, ti sono mancata molto, molto. Immagino. E a fianco a noi, come sempre, alla parte tecnica, Alex De Sica. Ha tranquillamente aperto la finestra, si è gettato di sotto, è finito proprio sulla tromba delle scale, è precipitato. Un paziente di un reparto che avrebbe dovuto essere controllato, appunto. Molto controllato. E praticamente tutta questa, non mi sento più in cuffia comunque, ecco, adesso okay, sì. Okay. E dicevo, quindi un paziente che appunto ha deceduto in questa maniera, c'è stata un'indagine della Procura della Repubblica che ha indagato 8 persone, se non ricordo male, sì. Indagati e quindi, rinviati a giudizio, sì, poi insomma, successivamente appunto è iniziato il processo, stavo dicendo, e poi è arrivata la prescrizione dopo ben 8 anni da quando è successo questo fatto. E tutto questo riporta all'attenzione la lungaggine dei procedimenti penali, la lungaggine della giustizia in genere. Se ne parla sempre molto, da anni si dice che sarebbe necessaria una riforma della giustizia e che però se ne parla e basta, alla fine. Se ne parla tanto e poi però a rimetterci sono sempre i cittadini, le tasche dei cittadini, perché prendiamo l'esempio di questo processo. Sono state ascoltate testimonianze, fatte varie udienze, per che cosa? Per non avere poi alla fine un colpevole, insomma, di questo processo, quindi tutte spese di giustizia, risultate inutili, insomma. Allora, ci dicono che devi parlare un voce un po' più alta, Cristina. Sì, a voce più alta e più davanti al microfono. Ce l'avevo troppo alto, quindi chi stava qui prima di me era molto più alto di me. Ne parliamo di tutto questo anche con un ospite che abbiamo in collegamento telefonico, l'avvocato Andrea Miroli, segretario della Camera Penale di Civitavecchia. Buonasera, avvocato. Buonasera Stefano, buonasera Cristina. Buonasera, buonasera. Allora, coinvolgiamolo subito appunto l'avvocato Miroli in questa, sì, in questa cosa, perché naturalmente anche voi, soprattutto voi della Camera Penale di Civitavecchia, ma non solo, naturalmente questo è un problema a livello nazionale, ma noi cerchiamo, sì, di occuparcene ovviamente per quello che riguarda il nostro tribunale. È, certo, un problema di cui spesso e volentieri avete parlato, avete affrontato questa questione, proponendo anche delle soluzioni, al di là insomma della riforma della giustizia, che chiaramente è la politica che se ne dovrebbe occupare, però qualcosina magari già si potrebbe fare. Che cosa, avvocato? Beh, se ci riferiamo chiaramente alle problematiche relative al Tribunale di Civitavecchia, come ritengo che mi sta chiedendo, sicuramente è qualche cosa che va radicato lei sa perfettamente il continuo andirivieni di giudici che purtroppo in questi ultimi anni si è sempre accentuato come avvicendamento l'uno con l'altro, soprattutto questo dal punto di vista penale, anche per il civile per la verità, però dal punto di vista dell'aspetto penale è un grosso problema. Vi dico solo che per esempio anche il processo di ieri sicuramente rappresenta da questo punto di vista l'esempio un po' che cristallizza il tutto, cioè qui sapete, i nostri informatori sicuramente non sanno, voi sì, dal momento che siete degli abitué delle audizioni di giustizia, che la prova si forma nel contraddittorio tra le parti innanzi allo stesso giudice naturale. Nel momento in cui il giudice, per ragioni sue personali o dell'ufficio, viene trasferito o ad altro ufficio, per esempio molto spesso da noi a Civitavecchia i giudici, come dire,
hanno il nostro e considerano il nostro tribunale come una sorta di parcheggio per il tribunale di Roma. Nel momento in cui non si devono trasferire e quindi vanno, non occupano più il loro ufficio qui a Civitavecchia, normalmente tutto quello che è stato fatto nell'ambito del contraddittorio dibattimentale, quindi l'esame dei testimoni, dei consulenti e quant'altro, ricomincia da capo, perché deve essere rifatto di fronte allo stesso giudice, cosa che a meno che, diciamo così, tutte le parti danno il consenso, no, per la conferma degli atti, diciamo così, questo non avviene quasi mai per esigenze difensive, perché normalmente è giusto che il giudice che sente i testimoni sia anche quello che fa la sentenza, e questo per una ragione, come voi potete comprendere, di rispetto delle garanzie di tutti. Questo però comporta dall'altro lato purtroppo il verificarsi di casi come quello di ieri, e quindi la maturazione della prescrizione, e cioè il mancato accertamento nei termini previsti dalla legge per le varie tipologie dei reati, della sussistenza o meno della responsabilità, con tutto quello che ne comporta, e sicuramente anche soprattutto per il dolore, no, dei familiari della vittima. Ma non solo, secondo me anche degli imputati stessi, perché insomma non sapranno mai se, se appunto sono colpevoli o meno, insomma. Ma non solo questo, adesso, cioè, ci sono problemi, ecco, come quello degli imputati, colpevoli o meno, dei parenti della vittima, in questo caso del paziente. Però io ieri parlavo con delle persone che erano lì fuori e erano state coinvolte già precedentemente nel processo, parlo dell'ispettore della ASL piuttosto che del personale del commissariato che intervenne nel 2005, persone che erano già state sentite, avevano già testimoniato e che ieri mattina erano di nuovo lì per questo nuovo processo che avrebbe dovuto iniziarsi, ma è anche un costo, perché sono persone che comunque, alle quali comunque va pagata la giornata di lavoro che hanno perso, ben sapendo che era quasi implicito che l'epilogo poi sarebbe stato quello che la giudice Filogamo, una volta insomma aperta all'udienza, avrebbe detto che c'era la decorrenza dei termini. Quindi è anche un costo poi per la collettività, alla fine, questa situazione. Sì, però come le dicevo prima, molto spesso bisogna fare e mettere sul piatto della bilancia, no, quelli che sono i diritti più importanti da salvaguardare, e senza dubbio da questo punto di vista, dal momento che è l'imputato, comunque colui che deve essere o meno giudicato, l'imputato ha diritto a che il giudice che emette una sentenza nei suoi confronti sia lo stesso che abbia assistito all'istruttoria dibattimentale. Ed è questo il motivo fondamentale per cui i processi molto spesso, come dicevamo, no, ricominciano, ecco, proprio per questo motivo. Ecco, le faccio una domanda un po' provocatoria, avvocato, sì, sotto questo aspetto, perché come giustamente lei ricordava, no, in sostanza ogni volta che c'è questo cambio di giudice, in pratica i legali, gli avvocati appunto che fanno parte del processo, che difendono o la parte, sì, civile o gli imputati, devono dare appunto, come diceva, il consenso affinché magari il processo vada avanti senza che ricominci da capo. Questo per sua stessa ammissione, prima diceva non succede praticamente quasi mai. Ci sono stati dei casi, ad esempio, in cui praticamente tutta l'istruttoria dibattimentale era già stata eseguita, mancava praticamente soltanto la sentenza, arriva questo cambio di giudice e quindi si ricomincia tutto da capo. Ma non c'è anche da parte vostra una responsabilità sul fatto di dire vabbè, abbiamo già fatto tutto, facciamo questa sentenza, insomma. Però guardi, il piano della lettura, mi scusi Cristina, posso? Sì, prego. La lettura che deve essere fatta ovviamente è diversa, nel senso che l'avvocato fa il suo mestiere, e da questo punto di vista la sua missione è quello di tutelare al meglio quelli che sono i diritti del proprio assistito. Ma al di là di questa risposta, che potrà apparire banale, però nella realtà delle cose l'avvocato ha una missione importante, che è quella appunto anche del rispetto di quelle che sono le garanzie. E le garanzie prevedono, e mi ribadisco quello che ho detto poc'anzi, che dal punto di vista proprio generale e non soltanto del caso specifico, perché certo poi se noi possiamo guardare la valutazione del caso specifico, se un processo è andato male è chiaro che l'avvocato persegue, come dire, in via subordinata anche il traguardo della prescrizione.
Però soprattutto noi come Camera Penale, come Unione delle Camere Penali, le nostre battaglie sono battaglie legate ai diritti civili, da intendersi, guardi per esempio tutta la campagna che noi abbiamo fatto sul referendum, e lei sa perfettamente come noi di Civitavecchia ci siamo impegnati in 2 giorni pieni, no, per la raccolta delle firme sulla giustizia. Questo per dire che la nostra non è una battaglia di categoria, la nostra è una battaglia relativa proprio al perseguire la tutela di quei diritti che invece molto spesso vengono travalicati. Questo per dire che anche il discorso relativo al mancato consenso alla lettura degli atti, quindi per capirci alla conferma di quelle che sono le testimonianze, è un qualche cosa che è fondamentale per la tutela dell'imputato, perché l'imputato ha diritto a che il giudice abbia sentito le testimonianze, che possono essere favorevoli o sfavorevoli, che però le abbia sentite e quindi abbia avuto una percezione diretta di quello che ha detto il testimone. Solo così potrà dare e avere una giusta visione del processo, che non avviene dalla lettura delle carte, perché lei sa come la percezione è diversa, no? Tra chi ascolta e quindi vede direttamente quello che succede, tra chi legge. La differenza è sostanziale ed è proprio per questo motivo che il sistema processuale ci consente di far questo. Purtroppo spesso le conseguenze, come dire, negative, deleterie di questo aspetto è il prolungarsi dei processi, ma il prolungarsi dei processi non dipendono dal sistema processuale, quindi dalla possibilità, da quello di cui stiamo parlando adesso, ma dal fatto che purtroppo non ci sono i mezzi, non ci sono i giudici, non ci sono i cancellieri, non è colpa degli avvocati. Certo, no, questo è fuori di dubbio, insomma, però cercavamo, insomma, di capire magari anche da queste piccole cose si potrebbe comunque, no? Magari appunto se ci sono 10 processi che poi finiscono in prescrizione per tutti questi motivi che lei adesso diceva, magari uno si potrebbe salvare se gli avvocati avessero un minimo, no? Però Stefano, scusi avvocato Miroli, non è che voglio fare sto facendo un po' l'avvocato del diavolo per restare in tema. Io invece la penso esattamente come l'avvocato Miroli, cioè la legge lo consente di, sì, certo di sì, rifiutare. Andrebbe risolto il problema secondo me a monte, ossia evitando i trasferimenti dei giudici che pure chiedono il trasferimento a Roma perché qui sono di passaggio, finché non hanno finito i processi che hanno seguito loro. Mi scusi se sovrappongo la mia voce alla sua, però è fondamentale quello che lei sta dicendo, perché non so, sicuramente rammenterete che io parlo come rappresentante della Camera Penale di Civitavecchia. Ed è per questo che l'abbiamo chiamata, infatti. È appunto uno degli elementi fondamentali, uno dei quesiti dei referendum che noi abbiamo cercato di contribuire a raccogliere le firme, e fortunatamente ci siamo riusciti. È quello, per esempio, di evitare, non so se voi che sapete, che molti magistrati sono deferiti a funzioni amministrative, fanno gli ispettori all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia. Sì. Se questi, invece di fare tutto sommato dei semplici funzionari statali, andassero nelle aule e in qualche modo contribuissero a che il sistema giustizia fosse meno lento, non sarebbe una cosa sbagliata. Ed è questa è stata, secondo me, una battaglia civile, una battaglia di quelli che sono dei diritti. Per questo per dire appunto che gli avvocati che spesso, come dire, passano, no, per il ministro pure si è scusato, cioè aveva detto che noi eravamo dei lobbisti, nella maggior parte dei casi non è assolutamente così. L'avvocato è l'interlocutore diretto del cittadino, e quando lo fa bene il suo mestiere, io penso che sia il punto di riferimento più importante, molto più dei giudici. Senta avvocato, le faccio un'altra domanda, sempre abbastanza provocatoria, se vogliamo, nel senso che... Come sempre, del resto. No, come sempre no. No, però, ad esempio, no, lei diceva, è giusto che poi il giudice, se nel momento stesso in cui cambia, il giudice che subentra debba ascoltare tutti i testimoni che non ha ascoltato, debba avere una visione diretta, no, di questa... Sì. Di questa vicenda, però ad esempio questo non succede nel processo d'appello e non succede nel processo di Cassazione. Perché allora quei giudici non hanno la visione diretta dei testimoni? Allora, innanzitutto lei sta entrando adesso in una questione molto tecnica, perché il processo d'appello è totalmente differente dal processo di primo grado. Allora adesso lei in qualche modo lasci come dire, la visione che si ha del processo d'appello, tipo, che ne so, l'ultimo, quello di Perugia, è stata rifatta fare una perizia e quant'altro, che indubbiamente hanno una complicatezza di altra natura. Quello di Perugia, per far capire, è quello di Amanda Knox, no? Di Amanda Knox, sì.
ma nella maggior parte dei casi i processi di appello è un processo che si fa in una sola udienza e in cui la Corte di Appello giudica sulla base delle carte. Un atto scritto che è fatto dal difensore dell'imputato e qualche volta dalla Procura della Repubblica, in cui si riconsidera la cosa, però di fatto non è altro che una riproposizione di quello che è avvenuto in appello, non è che c'è una nuova istruttoria, non è che viene fatta, vengono sentiti nuovamente testimoni e quant'altro. Ma per una questione quindi di natura, come dire, perché così vanno le cose, ma non perché le parti in qualche modo acconsentono a una lettura, non so se mi sono spiegato. Ancora di più in Cassazione, dove si parla esclusivamente di questioni di diritto, non sono ammesse una riproposizione di questioni di merito, non si parla più del fatto come è andata, si parla soltanto se una norma è stata ben rispettata oppure no. Sì, infatti in Cassazione ancora di più, in effetti, in appello già, perché poi insomma a volte succede anche, no, che chiedano anche di riascoltare alcune persone anche nel processo d'appello. Un'altra cosa, avvocato, perché tutta questa questione della lungaggine, diciamo, dei processi pone anche un altro problema, di cui peraltro si parla moltissimo in questi ultimi giorni, proprio dopo che il presidente della Repubblica Napolitano ad esempio è tornato a parlare di amnistia, perché c'è una situazione nelle carceri che è davvero, davvero drammatica. Io ricordo una conferenza stampa che faceste proprio voi della Camera Penale, dove si parlava di questo problema e dove una dei fatti che evidenziaste era il fatto che ad esempio le carceri spesso e volentieri sono piene, o comunque insomma ci sono moltissimi detenuti che sono addirittura ancora in attesa di giudizio, e quindi questo è un altro problema che si verifica proprio per la lungaggine dei processi. Lo sa che lei mi così però mi apre, mi fa un calcio di rigore, perché se mi fa parlare di custodia cautelare io ci sto fino a domani mattina, anche perché abbiamo tutto questo tempo, però anche perché c'è un'altra domandina più terra dopo. Anche perché questa è veramente la battaglia delle battaglie, oltre alla separazione delle carriere, cioè da noi le persone vanno in carcere prima ancora di essere giudicate, proprio perché questo è un qualche modo, questa è una legge non scritta, che si va in carcere da noi soltanto in via preventiva e non dopo la sentenza di condanna. Questo l'avete letto nei giornali da ultimo, anche questo è stato oggetto dei referendum dei radicali che l'Unione delle Camere Penali ha appoggiato. È veramente una cosa scandalosa e contro veramente quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo. La carcerazione dovrebbe essere l'extrema ratio, uno dovrebbe andare in galera soltanto come ultima situazione. Da noi invece non è così, ed è per questo che l'amnistia e l'indulto, che invece trova un'applicazione quando la sentenza è passata in giudicato e quindi finalmente quando si deve entrare in carcere perché si è giudicati responsabili, come diceva il Presidente della Repubblica, sono provvedimenti sacrosanti, perché comunque le carceri travalicano. Consideri che a noi, a fronte di una popolazione carceraria, mi sembra di circa in questo momento 67-68 mila detenuti, abbiamo posto nelle nostre carceri per 52-53 mila persone, quindi rendetevi conto di che cosa si sta parlando. Le differenze chiaramente sono sostanziali, perché l'amnistia estingue il reato e l'indulto estingue la pena. Ritengo che probabilmente l'amnistia forse sarebbe maggiormente significativa rispetto all'indulto, perché l'indulto c'è stato anche nel 2006, sì è vero, sono uscite tante persone, però poi sono rientrate e poi comunque si ingolfa la giustizia, perché i processi non è che vengono meno, diversamente con l'amnistia si potrebbe esserci un effetto deflattivo sicuramente superiore, però certo sono problemi importanti e noi dell'Unione ci stiamo battendo per questo. Cristina, avevi una domanda? Sì, no, avevo una domanda riferita proprio più al fatto locale, al rischio che altri processi come quello di ieri
vengano, insomma, finiscano in prescrizione. So che ce ne sono tanti altri, ma quanto su questa prescrizione, in questo caso, come magari nei casi che arriveranno a breve, influisce il cambiamento dei giudici, come abbiamo detto fino adesso, ma anche l'esiguità dell'organico, perché poi tante volte i processi vengono rinviati e ci sono tanti rinvii perché magari una notifica non viene consegnata in tempo, perché manca Sì. personale di cancelleria. Questo è un altro vostro cavallo di battaglia, insomma, avete fatto Però tanti vede, interventi. certo, però vede Cristina, questo che lei sta dicendo è assolutamente giusto, condivisibile, però dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché, come lei rammenterà, il Tribunale di Civitavecchia è stato sfiorato dalla chiusura imposta a tanti altri tribunali, no? Dall'intervento dell'ex ministro, la professoressa Severino. Quindi anche, è vero che noi dobbiamo con le nostre iniziative mandare dei continui appelli per farci sentire, per vedere tutelate le nostre ragioni, però non far pensare che il Tribunale di Civitavecchia è un tribunale di frontiera che non ha più ragione di esistere, perché il Tribunale di Civitavecchia è un tribunale importantissimo e che ha diritto ad essere mantenuto, poi voi lo sapete. Ma Insomma, credo, anzi, al contrario, perché esatto, credo che il ci hanno ragionamento accorpato di... anche Bracciano, ci hanno accorpato una Appunto. parte di Fiumicino, quindi il E che quindi, significa che come però competenza ci purtroppo, stiamo allargando. il problema è che purtroppo ad un allargamento della competenza Non non corre. segue Esatto. l'attribuzione paritetica dei giudici che servirebbero. Questo non vorrei, perché poi negli ambienti si dice anche questo, che possa essere appunto un primo passo per voler proprio dolosamente indebolire il Tribunale di Un Civitavecchia. escamotage che dà da Sì. sfruttare, insomma. E quindi noi dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto quando facciamo le nostre valutazioni critiche. Però appunto la valutazione secondo me era proprio al contrario, cioè nel senso che visto che è un tribunale importante bisognerebbe cercare di potenziarlo Non c'è dubbio, non c'è dubbio, piuttosto però che chiuderlo, cioè io ho insomma. seguito Siamo tutti insieme, d'accordo, siamo tutti d'accordo. abbiamo seguito molto da vicino, insomma, ultimamente anche tutto l'accorpamento del comparto di Bracciano e di Fiumicino, Sì. dove c'è stato detto ci sono arrivati migliaia di fascicoli, quindi di mole di lavoro in più, ma non personale che da Fiumicino, una volta chiuso, e da Bracciano, il personale, la maggior parte perlomeno, ha chiesto di andare a Roma e non a Civitavecchia. Quindi noi ci troviamo con più pratiche da lavorare e sempre con lo stesso Assolutamente. personale. Questo penso che poi alla fine comunque vada anche a detrimento poi dei processi e della velocità dell'iter. Assolutamente sì. Volevo tornare invece un attimo su questa questione appunto delle carceri, che mi sembra comunque molto importante anche questa, perché ad esempio la notizia di oggi, la sentirete poi anche più tardi nei nostri telegiornali, che c'è stato un episodio piuttosto grave all'interno del carcere di Borgata Aurelia, dove due detenuti sostanzialmente si sono picchiati in maniera piuttosto violenta, è stata aperta un'inchiesta interna e anche questi, no, sono aspetti che dimostrano come nelle carceri ci sia un'esasperazione che arriva a livelli, appunto, a livelli, gravissimi che poi portano a situazioni di questo tipo. Ma non solo, io ad esempio spenderei anche qualche parola per chi ci lavora all'interno delle carceri, nel Certo, senso che certo. poi anche gli agenti di polizia penitenziaria insomma, Vivono una lavorano. situazione drammatica, Vivono una certo. situazione veramente drammatica perché insomma non è Assolutamente. che possono tenere a bada tutte queste persone se non hanno anche loro personale. Assolutamente. Questo è un altro aspetto che probabilmente di cui bisognerà tener conto. Andrebbe perorato nelle sedi più opportune anche da parte loro. So che hanno un sindacato da questo punto di vista molto, molto attivo che si impegna, però purtroppo il discorso è sempre quello che i mezzi non ci sono, così è la risposta, e quindi anche la loro funzione sicuramente in qualche modo ci rimette, per esempio da orari di lavoro massacranti oppure da queste traduzioni che non finiscono mai. Sì, sicuramente anche la loro situazione è talmente problemata da acuire, da fare un tutt'uno, da far quadrare il cerchio, diciamo così. Oh, un'altra cosa, avvocato. Secondo lei una delle soluzioni, diciamo, potrebbe essere la depenalizzazione di alcuni reati, dei reati, diciamo, minori, Questo cosiddetti non c'è minori? dubbio, questo non c'è dubbio, perché andrebbero sicuramente
in qualche modo a togliere il carico al giudice. Ci sono una serie di reati che non hanno veramente più ragione di esistere e che in qualche modo fanno della nostra del diritto penale, anche che è veramente il diritto politico per eccellenza, no? Perché alcuni reati esistono perché sono stati introdotti nell'epoca, per esempio, del codice Rocco, quindi durante il fascismo, che adesso veramente io ci sono parti del codice penale che non mi è mai capitato di affrontare, proprio perché non vengono in qualche modo perseguiti da nessuno. Quindi viva la depenalizzazione, speriamo che venga fatta. Cristina. No, sentivo con attenzione, mi ha riportato alla memoria quando ho studiato diritto, anche io, diritto privato, e c'ho avevo gli incubi, ecco, quindi ascoltavo religiosamente questa quindi cosa. Quindi è mezzo avvocato anche lei? È mezzo, ma io mi sono, ho capito che non faceva per me, sono passata a lettere, ma parliamo di tantissimi anni fa. Beh, dopo tutti questi anni che mi occupo di cronaca giudiziaria, magari un mezzo avvocato lo posso fare anch'io. Ecco, è più Stefano il mezzo avvocato. Sottoscrivo. Anche perché me l'ha detto più volte lei, quindi avvocato, il tempo praticamente a nostra disposizione è praticamente terminato. Io davvero la ringrazio molto, anche perché grazie, ha interrotto il suo lavoro per essere qui con noi questa sera, e quindi la ringrazio doppiamente. Grazie, buona serata. Allora, abbiamo sentito appunto l'avvocato Miroli, che è sempre molto preciso e puntuale. Come avvocato dei ricordi di gioventù proprio. e quindi, insomma, come dicevo, è sempre molto preciso e puntuale, persona estremamente preparata in effetti sotto questi aspetti. Nonostante le tue pungolature. Vabbè, ma insomma, io il mio mestiere è questo. Io sono un avvocato, cioè se la legge ci consente di rifiutare l'assenso per proseguire, certo, no, i processi, ma infatti, per carità, questo è fuori dubbio. Fosse da me, io impedirei ai giudici di essere trasferiti, gli vieterei il trasferimento finché non hanno chiuso i processi. Sì, ma infatti, ecco, uno dei problemi di cui appunto che poi non abbiamo affrontato molto per quello che riguarda le questioni proprio interne al Tribunale di Civitavecchia è anche, no, che probabilmente anche derivante dal fatto che c'è questa carenza di giudici all'interno del Tribunale, questi continui spostamenti anche da ufficio ad ufficio, perché magari molti ascoltatori non lo sanno, ma per esempio una persona che un giudice che magari in quel momento è un giudice per le indagini preliminari, per le udienze preliminari, che quindi affronta il processo nella fase preliminare, quando poi si va in dibattimento, se magari per uno spostamento viene trasferito alla parte, non può più giudicare, certo, quel processo, per cui deve necessariamente ricominciare da capo. Tutte queste cosette, secondo me, forse potrebbero essere aggiustate, essere sistemate molto meglio, come potrebbe essere sistemata tutta la parte che non riguarda ovviamente questo l'argomento di oggi, ma della procura. Ci sono stati tantissimi pubblici ministeri che sono stati trasferiti a Roma perché sono tutti di Roma e chiedono di tornare, e di avvicinarsi, hanno lasciato magari a metà delle indagini importanti, indagini che ormai se ne è persa quasi la memoria, insomma, non sappiamo più come sono andati a finire. Poi ci lamentiamo che decorrono 8 anni e un processo va in prescrizione, mi sembra il minimo che possa accadere. È purtroppo sì. Bene, allora io ringrazio ovviamente anche Cristina Gazzellini, come al solito, di essermi stata a fianco e di avermi supportato in questa trasmissione. E soprattutto tradizione. Non abbiamo parlato di politica, non abbiamo litigato con nessuno. Meno male. Siamo stati bravi con tutti. Ogni tanto ci vuole disintossicarsi anche dalla politica. Grazie anche ad Alex Dessì, come sempre, per la parte tecnica, e grazie naturalmente anche a voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Buona serata a tutti.